pensa tu, e questo è il motto di esclamazione. Siamo al Festival della Scienza e della Curiosità, siamo al Castello Svevo di Cosenza. In questi due giorni racconteremo quello che i ragazzi, i bambini, gli adulti osservano e vogliono sapere della scienza. Lo faremo con l'Università della Calabria, ascolteremo i prof, ascolteremo i divulgatori scientifici, ascolteremo tantissime curiosità legate proprio al mondo della scienza. Seguiteci! Siamo con Pietro Pietramala, che è tra gli organizzatori di questo Pensa Tu, il Festival della Scienza, qui al Castello Svevo. Pietro, ma come vi è venuta l'idea? Era già da qualche anno che pensavamo a questa tipologia di festival, quindi quest'anno, appunto, dopo tutte queste vicissitudini legate un po' dove la scienza è stata quindi protagonista per risolvere, diciamo, tutti i nostri problemi, abbiamo pensato bene di partire subito con qualcosa legato appunto a queste tematiche, anche perché è un modo pure per sensibilizzare i ragazzi, anche i meno giovani, ad avvicinarsi alla scienza, appunto, che è un modo anche per aiutare la natura a fare in modo che sia più pulita. Divulgatori scientifici, quindi, musica, oggi il castello che si presta e si adorna e viene adornato con il castello sarà quelli. Adornato e sarà, diciamo, youtuber e tutti questi personaggi seguiti da milioni di persone, che spero che aiutino anche alla visibilità del luogo stesso, quindi così con delle tipologie di pubblico che sicuramente, visto la vasta, il vasto pubblico che raggiungono con appunto le loro quotidiane lezioni, speriamo che il castello abbia così un modo in più per essere conosciuto e per essere visitato e apprezzato. Con Sede Mazzè invece affronteremo il programma di questi due giorni. Pensa tu, Sande, allora raccontaci questo castello meraviglioso e com'è il programma che è avvenuto e sta avvenendo in questi due giorni. Il Castello Svevo è diventata la cornice, un'ottima cornice per questo primo Festival della Scienza della città di Cosenza, e nella due giorni abbiamo visto tutta una serie di interventi tenuti da divulgatori, scienziati, docenti universitari che hanno parlato di scienza in ogni suo aspetto possibile e immaginabile, e in particolare si sono focalizzati su quello che è il tema cardine di questa edizione, ovvero i cambiamenti climatici, che sono probabilmente la sfida più importante che stiamo affrontando come umanità. Quindi abbiamo avuto tutta una serie di interventi dedicati proprio a questo e volti anche a spiegare a chi non conosce bene il tema come si può combattere e cosa può fare ognuno di noi nel piccolo per arginare questo problema. Tanti ospiti importanti, partner importanti come l'Unical, come l'Università della Calabria, ma non solo. Sì, l'Università della Calabria ha dato un aiuto prezioso con il suo sistema museale, infatti nella Sala delle Armi abbiamo avuto tutta una serie di esposizioni legate proprio a paleontologia, zoologia, ostobotanico, insomma una vastissima esposizione offerta proprio dall'Università della Calabria. Poi abbiamo avuto il coinvolgimento anche di altri musei, divulgatori, youtuber, il museo l'ex food dell'università, dove è un altro luogo importante di aggregazione culturale e scientifica. Esatto, e poi sì, come dicevi, l'intervento dei divulgatori youtuber è stato fondamentale, perché loro hanno un modo, a mio avviso, fantastico per comunicare ai giovanissimi, per farli appassionare alla divulgazione scientifica e fare in modo che inizino a interessarsi seriamente alle problematiche che ci circondano.